Un Civitavecchia Calcio 1920 in versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde impatta in 10 uomini a causa dell'espulsione di Scudieri per doppia ammonizione, con il punteggio finale di 1-1 sul rettangolo amico del Fattori nel match valevole per la 22esima giornata del campionato di eccellenza laziale Girone A contro i rivali di quel Montecelio, ora salito in 12esima posizione con 26 punti all'attivo, diretto da Mr. Claudio Solimina che, dopo aver condannato la Vecchia alla retrocessione da giocatore nel 1989 e aver centrato due vittorie pesanti da allenatore al Fattori con la Dispoli e Viterbese Castrense, si conferma ancora una volta bestia nera del club civitavecchiese. Primo tempo a marca nerazzurra con i padroni di casa che creano diverse occasioni da rete senza riuscire a concretizzare. Doppia chance infatti all'undicesimo per il nuovo arrivato Festa che, servito in mezzo da Giustarini, conclude prima al volo e poi tenta il tap-in sulla respinta del portiere che però blocca ancora la sfera. Risponde allora al dodicesimo il Montecelio con Silvestrini che calcia dal limite dell'area e con Somma che però blocca senza troppe difficoltà. L'occasione più nitida della gara è per la Vecchia, siamo al 27esimo e Vegnaduzzo verticalizza per Giustarini. Il nerazzurro mette dentro un bellissimo diagonale raso terra che trova Festa sulla corsa tutto solo in aria, ma il tiro di prima intenzione trova la pronta risposta di piede del portiere Leacche. In campo per la ripresa le due formazioni si affrontano a viso aperto, doppia occasione per la Vecchia in avvio, pericolosa prima al sesto col tiro cross di Festa che impegna le Acche e poi un minuto dopo quando Trecarichi gonfia la rete ma il direttore di gara annulla per un'irregolarità. Gli equilibri si rompono forse un po' sorpresa per quanto visto in campo fino a quel momento, al tredicesimo quando a passare in vantaggio è il Montecelio grazie al bel gol realizzato da Maione che dopo aver vinto due rimpalli in area da posizione molto defilata sulla sinistra riesce ad insaccare proprio sotto la traversa cogliendo di sorpresa il portiere nerazzurro Somma. La Vecchia allora reagisce, al 28esimo tenta il traversone per la testa di Vegnaduzzo che nonostante sia marcato stretto da due difensori riesce a colpire la sfera ma la conclusione è debole e finisce facile preda del portiere avversario. Ancora i padroni di casa in forcing offensivo al 31esimo con Greco che guadagna il fondo e calcia sul primo palo, Leacche però è attento e sventa il pericolo. Sul ribaltamento di fronte ecco un altro episodio chiave, ripartenza in contropiede del Montecelio con Maione, intervento ingenuo di Scudieri che stende l'avversario, l'arbitro non ha dubbi, interrompe l'azione e mostra al nerazzurro il secondo cartellino giallo che vale quindi l'espulsione. Con l'uomo in meno i civitavecchiesi concedono più spazi ai rivali che si rendono pericolosi in due occasioni. Prima al 38esimo con un batti e ribatti in area nel quale nessun giocatore del Montecelio riesce a calciare a rete prima che la retroguardia nerazzurra sventi il pericolo e poi al 42esimo quando Dioletta si ritrova la sfera tra i piedi al limite dell'area. Conclude verso la porta difesa da Somma ma il pallone sfila di poco alla sinistra del palo lontano.
Il Civitavecchia prova allora il forcing finale per centrare il pareggio e ci riesce al 47esimo della ripresa, aiutato da un colpo di fortuna. Greco batte una punizione dal limite dell'area sinistro, da Stolpo svetta di testa per liberare il pericolo, ma la deviazione spedisce il pallone proprio sul palo lontano, con il proprio portiere che, nonostante tocchi la sfera, non può far nulla per impedire che la palla finisca in rete. Al termine della gara è dunque 1-1 tra Civitavecchia Calcio 1920 e Montecelio, per un pareggio che lascia forse un po' di rammarico ad entrambe e che non serve molto neanche ai fini della classifica. Più che amarezza o soddisfazione, diciamo che sono stato contento per come la squadra ha interpretato la gara al primo tempo. Secondo tempo ho visto che c'è stato annullato un gol su una palla inattiva, non ho capito il motivo, però insomma l'arbitro probabilmente avrà avuto le sue ragioni per interrompere quello lì. Secondo mio parere c'era anche un rigore su Scudieri. Se tu crei quelle occasioni e non la metti dentro, poi inevitabilmente il risultato può essere diverso. Non è facile poi, come già ho detto anche in altre occasioni, aprire gli avversari messi bene in campo e trovare la stoccata giusta, però secondo il mio punto di vista i ragazzi poi si è visto che hanno creduto fino alla fine nel trovare un risultato positivo e penso che sia meritatissimo. Abbiamo cominciato bene il primo quarto d'ora. Poi siamo andati un po' in sofferenza, soprattutto con queste palle tra le linee, dove i centrocampisti miei non lavoravano bene. Potevamo passare a vantaggio noi con una palla dei Silvestrini, dopodiché Civitavecchia ha avuto due o tre occasioni importanti per andare a vantaggio. Poi siamo passati in vantaggio, secondo me meritatamente. Abbiamo difeso bene perché c'era da soffrire il ritorno di una squadra importante, l'avevamo fatto fino a 2 minuti alla fine e dopo è successo il patatrac. Pensavo che era un po' più semplice. Invece ho visto che abbiamo delle difficoltà, soprattutto davanti ci manca un terminale offensivo, perché poi questa squadra crea le 4-5 occasioni e le fa sempre. E però non è facile. Però se soffriamo così, con un pizzico di fortuna in più, ecco, quello che manca a me personalmente, come allenatore, io non sono un allenatore fortunato, è difficile che vince partite con fortuna. E io mi auguro un attimino che ci gira un pochettino, che recuperiamo qualcuno e poi insomma vediamo un po' quello che succede. Forse perché mi insultano troppo. Se smettono di insultarmi e pensano più a Civitavecchia, può darsi che arriverà il momento che poi usciamo sconfitti da sto campo.